valori in leggero rialzo per la borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM, più 2,90%. I più forti ribassi si verificano su Pirelli, che continua la seduta con meno 1,95%. Nel comparto energetico, giornata negativa per il petrolio, che continua gli scambi a 76,92 punti, in calo dell'1,16%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciato il tasso di disoccupazione in Italia, pari a 7,2%, e in Germania, dove il valore è 5,8%. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui prezzi al consumo della Germania, e il dato sul PMI Chicago dagli Stati Uniti,